Vabbè, erano già piazzati, non penso succeda qualcosa. Ora io me ne vado. Urloni, ieri sera sono entrato nella Big Vanilla ed è successo qualcosa di totalmente inaspettato un'altra volta, perché ho trovato una B davanti a casa con dei cartelli. Ma prima di andare a leggerli, ragazzi, vi voglio dire subitissimo una cosa: che dovete iscrivervi al canale, perché ormai non siamo più vicini ai 900.000, ma siamo vicini al milione. E molti di voi guardano la Big Vanilla non sono iscritti, quindi iscriviti al canale, perché se ti iscrivi ti regalo un cactus, una piantina, ok? Ti regalo una piantina. Va bene, dopo queste cavolate vi dico che sono le 7:58, in questo 59 adesso di mattina, e capirete subito il perché di questo orario così. Sono stanco, cioè sono stanco, mannaggia. Trovo una B, e la B può voler dire tante cose: Big Ladro, Big Vanilla, Big Cacca, Big Marci, Big Spada, tutto. Può voler dire un sacco di... Buddy può voler dire, può voler dire Marci, quello che vuoi. E c'è scritto questa cosa qua: ora devi seguire tutto quello che ti andrò a dire. E già qua, quando l'ho letto ieri sera, ero tipo, aspetta un attimo, perché cos'è che è? Cioè, adesso è arrivato sto qua che dice quello che vuole. Non solo la tua casa, ma le case di tutti subiranno le conseguenze. Ci vediamo domani mattina alle ore 8. Io ieri ero entrato semplicemente per preparare il video. Probabilmente questa persona che mi fa le cose sa che io preparo i video la domenica sera. Quindi, ehi, mettimi piuttosto alle 10, non alle 8, perché sono stanco. E c'è scritto un altro cartello con scritto: PS, preparati molto bene. Quindi io ho già preso una spada e andiamo subito a incantarla. Ma prima aspettiamo questi ultimi 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uno, sono le 8, ragazzi. Sono le 8 e non è successo. È successo. Ho bisato un secondo, mi so. La casa è finalmente tornata. Ora portaci dentro l'oro del Regno Oscuro e fai saltare in aria quel castello. Ecco perché qua dentro c'era della TNT ieri sera. Poi c'è scritto: la tua prossima missione ti sarà data presto. Ora, io ditemi quello che volete, ma quando leggo le case di tutti subiranno le conseguenze mi viene un po' d'ansia. Però vorrei boicottare questa cosa, perché far distruggere il Regno Oscuro non è quello che vorrei. D'altronde, Buddy, so che nell'ultimo episodio ha fatto esplodere un pezzettino del suo regno, quindi non penso che sia rabbi se faccio esplodere un pochettino del suo regno. Quindi andiamo subito a prendere l'oro che c'è lì nel Regno Oscuro e far saltare in aria il castello. L'unica cosa che non ho capito è inerente a la casa è finalmente tornata. Cioè, che casa è finalmente tornata? Non riesco a capire questa cosa. Ok, l'ho capito subito. L'ho capito guardando in basso. Quella casa lì è tornata. E quella è la casa del Big Ladro, però. Quella è la casa del Big Ladro, raga. E mi sembra un po' diverso, perché dietro non l'avevo fatta così, o sbaglio? No, dietro non l'avevo fatta così. Andiamo a vedere. Raga, è tornata la casa del Big Ladro. What? E quindi quello che scrive è tipo un discepolo del Big Ladro, non ho capito? Sì, non l'avevo fatta così, ragazzi. È diversa. È diversa, vi ricordate che era diversa? Io queste cose qua in avanti non le avevo messi. Oddio, magari le ho messe per la faccia, non mi ricordo. Boh, non lo so, non mi ricordo. Ok, qua c'è sempre la roba. È tutto vuoto, le cesse sono vuote. Ok, sopra che cosa c'è? Sopra non c'è niente ed è basso. Questo non era basso, questo era alto, perché ci potevamo piazzare sopra le cose. Sono quasi sicuro di questa cosa. Ditemelo voi, raga, ma mi sembra che era diversa. Ho questo feeling che fosse diverso. Qua non c'è niente, niente di niente. Bene, ok. Ora andiamo nel land, raga, perché voglio subito incantare questa spada. E poi andiamo nel Regno Oscuro. Quello di cui ho paura è che questa persona faccia veramente saltare in aria qualcosa di a me caro. Perché diciamo che ormai ci sono abituato. Il castello, la casa di Steve Fere, è quello, è quell'altro. Non è che mi piaccia molto far la Big Vanilla ultimamente. Cioè, mi distruggono tutto quello che faccio. Peraltro, oggi, ieri sera mi stavo preparando per fare il video di oggi, che sarebbe stato il castello di Steve Fere rifatto. Avrei dovuto fare un castello molto carino e caruccio, con l'ametista e tutto quello che abbiamo fatto anche nell'altra parte. Però, vabbè, fa niente. Oggi non lo faremo. Quindi andiamo nel net. Voglio farmi la spada mega OP, ma proprio OP che dice OP, ragazzi, cioè proprio OP, ma... Ehi, ciao, ok, ciao. Che cosa è successo in questo Nether, scusatemi? Ma era già così questo Nether, scusatemi? Ma che cavolo è successo a questo Nether? Qua c'è ancora tutto? Sì, qua c'è ancora tutto.
Ok, mi mette un po' d'ansia questa cosa che non ci sia mai tutto, non ho capito io. Ok, scendiamo. Ehi, ciao a voi, come state? Tutto a posto? Grandissimi. Bene, 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 bene. Allora, incantiamo questa spada e ci viene Sharpness 3. Che sbatta sto Sharpness 3. Facciamo Unbreaking 1 e lo disenchantiamo subito. Io voglio subito almeno Sharpness 4. Perché Sharpness 4 vuol dire che noi possiamo sistemarlo. Dato che io a casa ho uno Sharpness 4 come libro. Me lo dai se Sharpness 4... Knockback 2, questo potenzialmente potrebbe essere buono. Smite! Evviva! 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 Ah, Smite 4! E andiamo con questo Smite 4. Facciamo Knockback 1 e disenchantiamo e riprendiamoci la spada. Ce lo dai uno Sharpness 4. Unbreaking 3, potrebbe essere buona questa. Unbreaking 3 e basta. Questa è buona però. Sharpness 3, Looting 3, Fire Aspect 2. Allora, facciamo così. Ve lo butto lì. Disenchantiamo questa spada. Ah, però questa spada qui c'ha... A Sweeping Edge 3, che questa non ha. Vabbè, sti cavoli, raga. Oh, finalmente Sharpness 4, ragazzi. Guardate che ho veramente sprecato tutti i lapislazzuli. Oh, ok. Ok, finalmente una spada decente. Finalmente una spada decente. Questa è buona, ragazzi. Questa è ottima. Peraltro, io ho uno Sharpness 3 a casa, oltre allo Sharpness 4. Quindi possiamo unire queste due spade, metterci Mending e si vola! Si vola! Si vola! Si vola! Si vola! Ora, devo ricordarmi dove spono, perché mi sa che spono di nuovo al centro. Ma chissà chi ha fatto sto casino qua nel... Ok, spono qua, giusto. Bello. Ci va di lusso, ci va così. Ci va di lusso! Allora, se la giriamo, quanto costa? 26. No, noi dobbiamo farla così e ci dà Sharpness 4, Looting 3, Fire Aspect 2. No, però aspetta, ho sbagliato. Perché prima devo metterci lo Sharpness 3 a questo qua e costa 4. Se le metto assieme costa 22. Vediamo se Sweeping Edge 3 me lo fa mettere poi, diamine. Mi sa che non me lo fa mettere, mi sa che costa troppo. Costa 9. Va bene, teniamocelo. Ma abbiamo una bellissima spada, ragazzi. Abbiamo un'ottimissima spada. Qui dovremmo avere il Mending da qualche parte. Eccolo qua. Mettiamoci anche Mending e ci siamo, ragazzi. Ci siamo, diamine. Ci siamo. Guarda che bella spada finalmente. Facciamola diventare anche in nederite, perché so che qua sotto c'ho della nederite che io non mi ricordo di aver messo, ma mi avete detto che era di Roby e Roby si è sbagliato a prendere la mia roba, la sua roba con la mia roba, e ha lasciato la sua roba qua. E io, ma un pezzo di nederite me lo prendo, questo è suo, questo è suo. Un pezzo di nederite, cioè nessuno se ne accorge, no? Cioè voi non glielo andate a dire, vero, che gli ho preso un pezzo di nederite? Non dovete dirglielo. Silenzio, zitti. Prendiamo tutta questa TNT, sono 27. Raga, dobbiamo prendere l'oro. Io l'unica paura che ho è che se distruggo un pezzo di regno oscuro, non vorrei che poi mi facesse distruggere anche la casa di Baldi. Perché questo non lo farei proprio mai, 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 mai. È una cosa che... Cos'è sta roba? Perché c'è un totem di Prismarine? Scusate. Ma... Lascia il tuo tributo. Ma che cavolo è sta roba? Ma stai scherzando? Ma che cavolo è, ragazzi? Ditemi che cos'è quella roba lì. Olè, ci sia... No, raga, no! No, adesso no! Adesso no! Adesso no! Non posso registrare. Ah, oh. Ah, oh. Sì. Storek, sì. Porca miseria, raga. Io ho paura che anche lui diano delle missioni molto simili alle mie. Ho proprio questo presentimento, raga. E lui per adesso non lo vedo. Non è qua. Mi sa che non è qua, raga. Mi sa che non è qua. Ok, ok, prendiamo tutto, prendiamo tutto, prendiamo tutto, prendiamo tutto quello che c'è. Prendiamo tutto quello che c'è. Che peraltro non ho capito se questo puntino di domanda è una persona buona o cattiva. Perché se è buona vuol dire che mi fa prendere queste cose al regno oscuro perché vuole portare al regno buono. Ma perché c'è già della TNT? What? Ma non c'era l'oro qua? Ah, qua ce n'è un pezzo, due pezzi. Ma non c'è oro, raga, è tipo tutto lana. 2, 3, 4, 5... Non c'è nient'altro di oro? No, non c'è altro oro. Beh, la campana la prendiamo per Steph e siamo a posto. Qua c'è... quanti firework! Questi li prendo, raga, mi possono servire. Vabbè, erano già piazzati, non penso succeda qualcosa. Ora io me ne vado. Vediamo se scrive qualcosa. Ma era già piazzato tutto, vero? Cioè, ma... Che succede? Aspetta, raga, mi devo mettere tipo da qualche parte nascosto. Metto qua nascosto nella terra. Andiamo. Ok, sono shiftato, non mi può vedere. Sta arrivando, eccolo lì, è lì. Non mi vede. Oddio, raga. Oddio. Oddio, sono shiftato. Non posso scrivere, raga. È esploso il trono. Finché non si arriva non posso scrivere, raga.
Ok, sto andando giù a vedere. Ma... raga, secondo me glielo devo dire. Secondo me glielo devo dire. Glielo devo dire, raga, per forza. Non posso non dirglielo. Tanto nessuno mi ha detto che non posso dirglielo. Oddio, che faccio? Aspetta. Oddio. Cosa... non so cosa fare, raga. Non so cosa fare. Vai, esco. Ma faccio video di essere appena arrivato. Ok. Ciao. Vieni su TS. Ormai è rito. Oh! Ciao. Cosa hai fatto? Cos'è questa roba? Sei stato te? Sono stato io. Perché? Perché devi farmi esplodere le cose? Ho trovato un cartello. Va, vieni con me. Mi hai fatto saltare. No. Mi stai ammazzando. Fai te, cioè non lo so, io mi hai fatto esplodere tutto. No, non mi toccare, non mi devi toccare, mi hai fatto esplodere il trono, il mio piano è andato in fumo adesso. Perché il tuo piano? Cosa stai combinando? Dovevano farlo esplodere niente. Avevo trovato un libro che mi diceva di fare cose. Anch'io, ti giuro, vieni, seguimi, vieni a casa mia. Ecco, entra qua, vedi che c'è una B. Vedi che c'è una B. Sì, ma non è mia quella B, ti posso assicurare che non è mia. Non è tua la B. Grazie, però leggi cosa c'è scritto. Io forse ce l'ho, no, non ce l'ho più, mannaggia, c'avevo un libro. Guarda, e cosa c'è scritto e dimmi se tu non l'avresti fatto. Ma non c'è scritto niente sul mio povero castello. No, mi è arrivato un messaggio stamattina alle 8. Ah. Ma il mio povero castello, dovevo distruggerlo io. Perché stai registrando alle 8 e un quarto di mattina? Senti, speravo di non trovare nessuno, ok? Ok, ecco. Ma ce l'hai con me, buddy? Non ce l'hai con me, vero? Sei tu che ce l'hai con me. No, mi fai saltare in aria le cose. No, è che io lo sapevo che finiva così. Allora, l'ho fatto perché semplicemente potrebbe esplodere anche casa tua. Se io faccio esplodere il tuo castello, era a posto. Vabbè, ma guarda, per caso, scusami, cioè il trono aveva degli oggetti abbastanza di valore all'interno, li hai presi? Tipo? Tipo, non lo so, i blocchi di oro, tipo le cose che stavo togliendo. Blocchi d'oro non ne ho visti io, sinceramente. Ok, vabbè, fa niente. Cioè in realtà sì, li ho visti. Però devo portarli nella casa del là sotto. Vabbè, tanto ce ne sono degli altri a posto, non ti preoccupare. Mi dici dove, per favore? Ah, guarda, nella stanza sotto, vai. Se vuoi smantellarmi, mi dai una mano e vai pure. Però devo portarli là dentro, poi. Ma sì, ma portali dove cavolo vuoi, io li ruberò, che così almeno siamo a posto, dai. Va bene? Senti, io... fate la TNT ancora, sì, ok, a posto. No. Vediamo tra un po', ci vediamo. No, lasciami stare. Ok, me ne vado. Senti, posso registrare in pace adesso? Sì, vai. Ragazzi, Marci, io... Marci? Dimmi, facendo l'outro, dammi un attimo, dimmi! Ma l'hai letto anche tu? Che cosa? Come che cosa? Un messaggio. 3 punti di domanda. Presto avrai anche tu la tua missione. No, ha scritto anche a te, A quanto pare sì, ma devo sapere qualcosa. Che cos'è sta roba? Cosa sta succedendo, scusami? Ci vediamo in un prossimo episodio. Da Marci è tutto, ciao a tutti.